poveretti, l'Irshin, in che spavento, per miracolo non gli ha bruciato la casa. Bisognerà farli dormire qui, e come si fa a mandarli via? Povero Fedotic, tutto gli è bruciato, non gli è rimasto niente. Senti, Orisha, non facciamo venire Farapò. Io qui come faccio? Sei quello, figurati. Ehi, di là! Qualcuno! Oh, è la fine del mondo, non ne posso più. Ah, vieni, prendi, porta giù. Sotto le scale troverai le signorine Colotti Vin. Consegna tutta loro. Aspetta, aspetta. Anche questo. Ho sentito. Nel 12 anche Mosca si incendiò. Domine Dio Padre, i francesi a bocca aperta. Sì, sì, avanti. Ho sentito. Questo regala, regala tutto, tanto a noi non serve. Ecco. Oh, Dio. Non mi reggo più in piedi, sono morta. I virgini, bisognerà farli dormire qui. Le bambine le sistemeremo in salotto. Alessandro Ignazievic giù dal barone. Fedotic o dal barone o giù in sala da pranzo. Il dottore è ubriaco. Proprio il momento, così da lui non si può mandare nessuno. La moglie di Virgine, anche lei in salotto. Lucia mia, non mi cacciare, non mi cacciare. Sei ammattita, baglia. Ma chi ti vuol cacciare? No, figlia mia, fino a che posso io lavoro? Ma quando non mi reggeranno più le forze, tutti diranno fuori, via. E dove andrò? Dicono che sono ingrassata. Ma quando mai? Ma neanche per sogno. Masha dorme. Sarà stanca, poverina. Ehi, tu non ti permettere di stare seduta davanti a me. Alzati, fuori! Perché ti tirai sempre questa vecchia intorno, io non capisco. Che hai? Oh, sei stanca, poverina. La signora direttrice è stanca. Quando Sonia sarà grande e andrà al ginnasio, mi metterai una tale soggezione? Non sarò direttrice. Ma come, Olga? La nomina è già pronta, è già tutto deciso. Rinuncerò. Me la sento, troppa responsabilità. Hai trattato la baglia in un modo poco fa. Scusa, ma non ci sono abituata, mi si è annebbiata la vista. Oh, scusami, Olga, scusami. Io non volevo offenderti. Stammi a sentire, cara. Saremmo state abituate in un modo un po' curioso, ma è più forte di me. Veder trattare la gente così mi butta giù, mi avvilisce. Scusa. Stavo per svenire. Scusa, scusa, scusa. Il minimo sgarbo, una parola un po' brusca, mi mette fuori di me. Io sarò eccessiva, d'accordo. Ma ammetterai che quella starebbe meglio al paese. In casa nostra da 30 anni. Sì, ma adesso non è più buona niente. Oh, io non capisco, facciamo a non capirci. A che servo? Sta a sedere o dorme? Lascia che dorma. Lascia che dorma? Ma è una persona di servizio. Io non ti capisco. Io ho la mia baglia, le mie bambinaie. Poi c'è una cameriera e una cuoca. Dimmi che cosa fa qui questa vecchia. Dimmelo. Ho perduto 10 anni di vita stanotte. Senti, mettiamo le cose ben in chiaro, Olga. Tu stai a scuola e io sto a casa. Tu ti occupi dei tuoi alunni e io del mio menage. Quando dico una cosa sulla servitù è quella. Hai capito? È quella. E domani guai a lei se me la trovo ancora fra i piedi. Quella maledetta strega, quella mummia, quella spiona. E in quanto a te vada bene di non consigliarmi più, sai. E basta! Senti, se tu non te ne vai ad abitare al piano di sotto, qui è un continuo litigio. È impossibile. Dov'è Masha? Si potrebbe rincasare, l'incendio è quasi spento. È bruciato un quartiere solo. Con quel vento pareva dovesse bruciare tutta la città. Ah, che sfinimento. Olga mia, quante volte penso, se non c'era Masha, avrei sposato Olga.
come sei buona. Ah, che stanchezza. C'è. Come volevasi dimostrare, il dottore ha sacrificato Abbacco alla sbornia. Come volevasi dimostrare. E si dirige qui. Senti, eccolo. Eccolo. È capace di tutto. Io mi nascondo, non mi fido. Non beveva da 2 anni. Proprio stasera doveva ricominciare. Accidenti a loro. A loro e a tutti quanti. Ora io dico, perché uno è medico, deve sapere curare tutte le malattie. Io non so più niente. Io ho dimenticato tutto quello che sapevo. Non mi ricordo più di niente. Va bene? Niente. Oh. Mercoledì a Sasipi io ho visitato una donna. È morta. E adesso la colpa è mia. Sì, signore, 25 anni fa io sapevo qualche cosa e adesso non so più niente. 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 Non so neppure se sono un essere umano. Mi pare di avere le gambe, le mani, la testa, ma forse non le ho. Forse non esisto. Mi pare di camminare, di mangiare, di bere, ma forse non è vero. Forse non è vero. E magari non esistessi. Magari. L'altro giorno al circolo, gran discussione. Shakespeare, Voltaire. Io non li ho letti. E chi li ha mai letti? Oh, a sentirmi pareva che li sapessi a memoria, gli altri lo stesso. Che disonestà, che bassezza. E allora ho pensato a quella donna che mercoledì ho mandato all'altro mondo e mi sono sentito affogare nel fango, nella vergogna. Lo schifo. E sono scappato. A bere. A bere. A bere. Mettiamoci qui. Qui non entra nessuno. Senza i soldati a quest'ora la città sarebbe un rogo. Magnifici, stupendi, leggendari ragazzi, magnifici. Che ora abbiamo fatto, signori? 3 passate, quasi giorno. Si sono piantati a sedere in sala da pranzo, non se ne vanno più. C'è anche il suo Soglion. Ma se ne va dal letto, dottore. No, grazie. Obbligatissimo. Abbiamo Libardo, eh? Ivan Romanic. Vino veritas, come dicevano gli antichi. Mi chiedono da tutte le parti di mettere su un concerto pro sinistrati. E con chi? Con chi? Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Maria Sergeevna, per conto mio, è pianista di valore. Ha ragione il barone.
Io voglio molto bene a Masha, è bravissima. Certo, sapere suonare così ed accorgerti che nessuno ti capisce. Già, ma sarà opportuno che Masha suoni in un concerto? Confesso, signori miei, che proprio non lo so. Può anche darsi che non ci sia niente di male. Il nostro direttore è una persona di vedute moderne, ma su certe cose ha le sue idee. Non che la cosa sia di sua competenza. Ma se proprio volete potrei anche parlargliene. Dio mio, Dio mio, guarda come mi sono conciato in quell'incendio. Neanche uno spazzacamino. Ho sentito dire ieri che vogliono trasferire la nostra brigata lontano da qui. Chi dice in Polonia, chi dice in Siberia. Anche noi ce ne andremo. Rompere un oggetto così raro. Ah, Ivan Romanić, Ivan Romanić, in castigo, dietro la lavagna. Oh. Era l'orologio della mamma. Della mamma? Già, della mamma. Chissà, forse non l'ho rotto. Sembra rotto. Forse ci sembra di esistere, ma in realtà non esistiamo. Chi lo sa? Io non lo so. Mi guardate, cosa avete da guardare? Natascia fa all'amore con Protopopov. E voi guardate me. Siete tutti ciechi. E restate lì, belli, tranquilli, seduti in poltrona. E Natascia fa l'amore con Protopopo. Permettete che io vi offra un piccolo dattero. Però è strano, eh? È strano a pensarci bene. Appena scoppia l'incendio io corro a casa, mi fermo, guardo, la casa intatta, fuori pericolo, e sulla porta di casa le mie due bambine in camicia, della madre neanche l'ombra. Gente che si agita, cavalli, cani che corrono da tutte le parti, e sul volto di quelle bambine il terrore, la disperazione e l'implorazione. Dio mio, mi si è stretto il cuore a guardarlo. Ho cominciato a pensare, ma che cosa accadrà di loro? Quante ne dovranno provare nella loro vita? Allora le ho prese in braccio, mi sono messo a correre sempre con questo pensiero fisso. Quante ne dovranno provare nella loro vita? Poi vengo qui, trovo la madre, le scandescenze, urli. E mentre le mie bambine erano sulla porta della casa, in camicia, allora ho pensato, ma in fondo non è lo stesso come tanti anni fa, quando i francesi ci piombarono addosso, devastando, incendiando, eh? Ma che differenza però da allora a oggi, che differenza. E il mondo continuerà a girare. Ma sarà bella però. Sarà bella la vita che verrà. Sì, sì. Scusate, mi accorgo che sto facendo della filosofia. Vi prego, lasciatemi continuare. È più forte di me. A quanto pare dormono tutti, eh? Dicevo, sarà bella la vita che verrà. Mi sento ubriaco di vita. D'ogni cuore, despota e amore. Mamma mia, mamma mia, cuore.